se la inquadri non ha bisogno di essere presentata. Veronica De Simone, ciao. Ciao, ciao a tutti. Veronica, palco dell'Ariston, tu domani ti esibirai, che, cioè, tu sei arrivata, hai iniziato un percorso canoro relativamente da pochi anni, diciamo così, sì. Se vuoi, poi sei arrivata a The Voice e adesso addirittura a Sanremo. Sì, è incredibile questa cosa, infatti anch'io, io sono qui in questi giorni e a volte mi do i pizziconti perché non, veramente sembra un sogno, è pazzesco, e d'altronde fino a proprio poco tempo fa io facevo tutt'altro, arrancavo per poter cantare, e invece adesso sono su questo palco magnifico, che bello. Tra l'altro sentivo un'intervista con Federica Gentile, cioè hai mollato tutto per seguire, per provarci, no? Seguire un sogno. Sì, io credo che sia una cosa fondamentale, almeno da fare una volta nella vita per noi giovani, nel senso si vive una volta sola, e è vero, cioè, che la vita è molto difficile perché ci sono un sacco di difficoltà per noi giovani, riuscire a essere indipendenti, andare a vivere da soli, farci le nostre esperienze, però io non ho mai saputo rinunciare a questa cosa, quindi io ci ho provato sempre a liberare questo maverick, questo maverick che avevo dentro. E sì, ho rinunciato a tutto, ho rinunciato a uno stipendio fisso, ho rinunciato a un lavoro tranquillo, a una vita normale, per farne una un po' magari un po' più pazza, un po' più incerta, ma che alla fine è quello che mi piace fare. E quando uno ci crede, insomma, secondo me, poi alla fine arrivi, no? Magari devi resistere, ma... Sì, sì, nel senso che non è facile, perché viviamo una società che ci insegna che non è facile seguire i sogni, e molte volte noi ci crediamo pure. Quindi io do un consiglio a tutti, provateci, perché in realtà poi si materializzano le cose, cioè accadono solo dopo che tu decidi veramente. Ecco, io questa cosa l'avevo già decisa prima di The Voice, e poi dopo è successo tutto, quindi basta deciderlo veramente. Come sei cambiata te da The Voice adesso? Se c'è stato, se noti un cambiamento? Mio? Sì. Ma io sono rimasta la stessa, anzi forse sono diventata ancora più me stessa, perché ho avuto, cioè The Voice per me è stata l'occasione per mettermi alla prova sempre, e quindi conoscermi, conoscere le mie possibilità, dove potevo arrivare, dove, quali erano i miei difetti anche, e, però ecco, ho fatto un sacco di palestra, quindi io posso solo dire che sono felice. Prima lo ero un po' meno, perché era tutto un po' più difficile, e insomma non credevo di avere questa possibilità di essere su questo palco. Invece le scelte che ho fatto nella vita mi hanno portato proprio qui. Ti stanno premiando. Sì, 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 ho scelto molto bene. Infatti non a caso ho deciso di dedicare proprio al mio primo album, che uscirà proprio in questi giorni, bellissimo, questo titolo, Ti presento Maverick, che per me personalmente è proprio quell'istinto. Quell'istinto che ti dice dove andare e che tutti dovremmo ascoltare. Seguire. Senti, mi viene, prima di chiederti della canzone, un po' di cose sulla canzone, ieri c'è stata Raffaella Carrà sul palco, l'hai incontrata per caso, non so, il pomeriggio alle prove oppure... No, di sfuggita, lei è super impegnata, quindi forse mi sembrava di averla vista di sfuggita, ma non ho ancora avuto l'occasione, però l'ho vista in TV, nonostante sia stato molto difficile vedere anche il festival, perché abbiamo avuto davvero un sacco di cose da fare, ma ho girato il canale e l'ho vista subito, beccata. È stato, insomma, un po' di show l'ha fatto anche questa volta. Direi di sì, direi di sì. E senti, invece il brano che porterai sul palco dell'Ariston, Nuvole che passano, parla dell'amore. Un amore eterno, comunque l'amore vero. Sì, cioè dirlo così sembra un po' scontato, no? Dici, beh sì, l'amore vero, l'amore eterno. Poi detto da me che non ho avuto di batoste, ne ho ricevute un sacco sull'amore. Però ecco, io non come con la musica, non ho mai perso il sogno di poter toccare l'amore vero, ma più che altro questa è una canzone che è molto realistica, nel senso è un amore che nasce tra due persone in un momento disperato della vita, tra mille difficoltà, che però alla fine salva proprio queste due persone, è l'amore che fa superare tutte le stagioni, come elencherò nella canzone. E poi è anche un modo di dire, ma sì, cioè sono solo attimi ragazzi, nuvole che passano, nel senso... Viviamo la giornata, quel che viene viene, e godiamoci l'amore, che lo riconosceremo perché quello resta, sicuramente. Sempre, direi di sì. Senti, sul palco ora sono stati sorteggiati i nomi, no? Quindi si sa come vi esibirete. Che te ne pare dei tuoi colleghi di palco giovani? Il girone è positivo, ti piace? Sì, ma io
Vabbè, io speravo di cantare proprio subito, perché l'attesa è snervante, devo aspettare ancora un giorno, non ce la faccio più, ho i brividi a fior di pelle. E, però, insomma, gli altri non ho avuto neanche la possibilità di ascoltarli tutti, veramente, li ho ascoltati un po' alle prove, così. Sono tutti grandissimi professionisti, veramente, cioè ognuno di noi ha qualcosa da dire di molto importante, uno spiccato della società diverso, e insomma, spero che vi godiate lo show. Secondo me sarà un bellissimo Sanremo Giovani. Davvero. Senti, ma la tua canzone com'è nata? Cioè, proprio quell'idea di andare a Sanremo? Oppure invece è nata la canzone e poi avete, sai che c'è? Proviamo. Sì, è nata esattamente così. Per caso, il mio attuale produttore, tra l'altro, è Pietro Cantarelli, che ha scritto questa canzone meravigliosa, e mi ha visto casualmente in una puntata di The Voice, cioè un film tipo Pretty Woman, non lo so, sai quelle cose. No, ti ha notato Pietro Cantarelli alla TV per caso, e poi lui ha deciso subito dopo il programma di contattarmi e farmi ascoltare questa canzone. Io lì per lì ero un po' perplessa, perché sono un tipo comunque molto duro e cinico sull'amore, non sembra, ma c'ho avuto, cioè la mia corazza un po' ce l'ho, quindi mi ha smosso un po' di cose dentro quella canzone, che non pensavo di avere, e invece poi alla fine non c'è stato nemmeno bisogno di interpretarla, di studiarla, perché abbiamo lavorato insieme e lui è riuscito a tirare fuori quelle emozioni che avevo già dentro di me, quell'esperienza che avevo già dentro di me, e insomma è stata una magia. Come una chiave che ha aperto, sì, esatto. Stellino, e via, è uscita. Esatto, è andata esattamente così. Che meraviglia, ragazzi. Una magia, io sto vivendo un giorno da principessa, è troppo bello. Infatti non vedo l'ora di salire sul palco con vestito che avrò, fantastico. E poi infatti l'ultimissima domanda che ti volevo fare, cioè, tu hai un look troppo figo, posso dirlo? No? Ragazzi, io l'ho vista anche in situazione a giro per la città, cioè stilosissimo. Meno male, grazie. Cioè scelgo un po' la roba a caso, no, scherzo, qualcosa zicco, dai. Però ti piace la moda o comunque sia curare il look, o ti piace comunque rispettare un qualcosa? Mi piace esprimermi, cioè far vedere visibilmente tutto quello che penso, e cioè essere trasparente, tra virgolette. Quindi per me è un modo anche look di per esprimermi, come una canzone. Quindi. Poi dipende un po' dagli atteggiamenti, cioè il giorno in cui mi sento un po' più rock, quindi voglio affrontare la vita un po' più da dura, quindi tipo adesso mi vesto un po' così. Ragazzi, oggi Veronica è rock, sono quindi rock. Occhio a chi la incontra. E invece i tatuaggi hanno una storia o...? Certo, ognuno di loro ha una grandissima storia, ma io non lo so perché mi piacciono così tanto, però io sono, cioè dopo un po' mi sono fatta anche io questa domanda, e io penso che sia perché non mi piace cancellare il passato, nel senso che per me non ho mai rimpianti né rimorsi né niente, quindi quello che è successo e non mi posso più pentire ormai di quello che ho fatto, capito? Questi sono ricordi indelebili che ho deciso di tenermi per sempre, nel bene e nel male. Io direi che con questo messaggio chiudiamo qui. Domani sul palco dell'Ariston, Veronica con Nuvole che passano. Sì. Tra l'altro uscirà materialmente l'album proprio quando mi esibirò, e è già in giro in digitale, però ecco, io potrò toccarlo con mano e sarà bellissimo. L'emozione. Sì, quindi il 20, ragazzi, è un giorno troppo importante. Esibizione sul palco dell'Ariston, l'album di Veronica. Che altro dire? Che altro dire? È già, io mi sento già vincitrice dentro, perché potrò andare su quel palco. Bellissimo. Un saluto a tutti gli amici di Fanweek. Ciao.